A pagina 102 del nostro libro di antologia, Sergio Tofano scrive una fiaba dedicata a Cappuccetto Rosso, ma lo fa attraverso una rilettura originale della fiaba e dà un ruolo diverso al lupo. Tutti conosciamo la storia di Cappuccetto Rosso, pochi però sappiamo che cosa accadde a lei, alla nonna e al lupo, dopo che il cacciatore ne estrasse dalla pancia nonna e nipote ancora vive. Prova a raccontare questo finale della storia, l'autore di questo testo, capovolgendo i ruoli e le caratteristiche dei personaggi della fiaba originale e riabilitando la figura del lupo. Ci apparve una casa che portava una grande scritta alla locanda di Cappuccetto Rosso. Fermiamoci qui, disse Palmiro. Può essere che troviamo qualche vecchia conoscenza. E suonò il campanello. Immediatamente la porta si aprì e apparve un lupo che con una zampa reggeva una candela e aveva legato sotto la pancia un grembiulino da cameriera. Si accomodino, disse con accento cordiale. Si accomodino, prego. La padrona è di sopra. E chi è la tua padrona? Domandò Palmiro. Oh bella, chi vuol che sia? Cappuccetto Rosso. La conosce? Lei, Cappuccetto Rosso? Altro che se la conosco. Non è quella bambina che fu divorata insieme con la nonna da un lupo? Precisamente, e quel lupo sono io. Io e Palmiro facemmo un bel passo indietro, ma l'animale aveva un così mansueto aspetto che ci sentimmo rassicurati. Intanto egli continuava. Adesso Cappuccetto Rosso non è più una bambina, adesso è donna fatta, ha preso marito e ha 6 figli, 6 cappuccetti rossi. 6 amori, se vedesse. E la nonna sarà morta, immagino, la nonna. Cosa dice mai, povera vecchia? È molto malata, si sa, all'età sua, ma vive sempre. Se vogliono vederla, vengano di sopra, si accomodino. La famiglia di Cappuccetto Rosso era una delle più felici e invidiate. Ella aveva sposato un albergatore che guadagnava lautamente e aveva avuto 6 figli, i quali erano nati tutti e 6 con in capo una gran voglia rossa che pareva un cappuccetto.